Ciao ragazzi, sono Marco e bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di questo attrezzo della Parkside, attrezzo che a me è piaciuto veramente tanto, lo posseggo da un anno. Sulle istruzioni c'è scritto motosega, un po' ambizioso chiamarlo motosega, però chiamiamolo potatore, è un buonissimo potatore. Allora, attrezzo che ho comprato solo corpo macchina, quindi vuol dire che è privo di batteria e carica batterie. All'interno della scatola, classica scatola in materiale riciclato della Parkside. Comunque all'interno della scatola ci sta tutto, come vedete. Attrezzo con attaccata una batteria da 4 A, batteria di scorta 2 A, carica batteria e anche alloggiamento dell'olio. Attrezzo che vi dicevo che funziona veramente veramente bene. Come avete visto all'inizio del video, ho tagliato un tronco di un alloro che era largo 22 cm. Attrezzo che con una batteria da 4 A funziona, delle prestazioni veramente veramente buone. Con una batteria da 2 A inizia a perdere potenza abbastanza in fretta, quindi se volete comprarlo procuratevi anche una batteria da 4 A. Allora, io ho sempre utilizzato per potare i miei alberi un gattuccio, ho sempre pensato di far bene, perché comunque il lavoro riuscivo sempre a portarlo a termine, quindi senza problemi, fino a quando non ho comprato questo attrezzo. Allora, vi posso garantire che questo attrezzo, anche se è 12 A e quell'altro è da 12 A, è da 18 A, oppure quello della Parkside 20 A, riesco a tagliarci molti più tronchi con questo, molti più rami, e soprattutto in maniera più comoda. Nel proseguo del video vi faccio vedere come quell'albero di alloro ho tagliato fette sia con quello della Parkside, col gattuccio della Parkside, e sia con questo attrezzo, e vedrete che con questo attrezzo, oltre a essere più veloce a tagliare i pezzi, ne ho tagliati quasi il doppio. Allora, sulle istruzioni c'è scritto lama da 13, quindi si possono tagliare fino a rami da 13 cm, in realtà io ci ho tagliato i tronchi molto più grossi. Rami del nespolo che ho potato l'anno scorso erano tutti rami che superavano i 13 cm e li ho tagliati tranquillamente. Con una batteria sono riuscito a tagliare tutti i 15 rami che avevo tagliato, e anzi la batteria non era neanche a metà. Niente, ora ve lo faccio vedere da più vicino, vi faccio vedere come si cambia la lama e poi vi faccio vedere il video di come ho tagliato l'albero di alloro che era alto 5 metri. Cambio della catena, che è veramente semplice, chiaramente svitiamo il supporto che tiene attaccata la catena alla barra. Una volta svitata troviamo catena, barra e la corona che fa girare la catena. Spingiamo indietro la barra e stacchiamo la catena. Una volta riposizionata la catena nuova, cosa dobbiamo fare? La prima cosa da fare è vedere se abbiamo messo la catena nella maniera corretta, perché chiaramente si può montare nel modo giusto o, se la giriamo al contrario, nel modo sbagliato. Qui comunque troviamo un disegnino che ci fa vedere i denti dalla parte che vengono montati dalla parte corretta. Quindi alloggiamo la catena sulla barra, agganciamo la catena intorno alla corona, facciamola muovere un attimino per farla agganciare bene, facciamo in modo che la barra sia in linea col suo innesto, come vedete, riprendiamo il suo fermo, come vedete questo inserto si deve agganciare all'interno della barra. Questo perché? Avvitando e svitando questo pomolo, cosa succede? Che questo perno va avanti e indietro e quindi manderà in tensione la catena. Quindi mettiamolo bene in linea con quello della barra, inseriamo, vediamo se è agganciato, come vedete è agganciato bene, e quindi siamo pronti per tirare il supporto. Catena bene in tensione. Pulsante per la sicura. Siamo pronti per andarlo a testare.
Siamo giunti anche quest'oggi al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta, anche se è stato un video molto breve. Non avevo molto tempo per creare il video, ma ci tenevo a farvi vedere questo attrezzo perché io lo posseggo da un anno, l'ho utilizzato abbastanza spesso, è un attrezzo che mi piace moltissimo perché funziona bene anche se è piccolo, il prezzo è di 49 euro, quindi non costa neanche tantissimo, è leggero e riuscite a potarci un albero completo con una carica di batteria da 4 ampere, come avete visto taglia anche rami abbastanza grossi. E niente, se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale e settimana prossima ci vediamo per un nuovo video.